Antonio Tavani cresce il gruppo di Fratelli d'Italia. Una doppia crescita stamattina. Intanto salutiamo l'adesione di altri due consiglieri comunali al gruppo di Chieti. Diventiamo il gruppo in consiglio più numeroso che a sostegno del sindaco, del nostro sindaco Umberto Di Primi, del nostro vice sindaco Giuseppe Giampietro e del nostro assessore Carla Di Biase, porteranno a compimento il mandato amministrativo. Ma oggi siamo qua in realtà per presentare tre bellissime adesioni dal mondo civile, dico io, delle professioni, del sociale e dell'entusiasmo giovanile della nuova generazione. Oggi salutiamo l'ingresso di Giorgio Ferretti, giovane studente di medicina, con una grande passione per l'animazione culturale e turistica della sua città, legatissimo a Chieti, e che a soli 22 anni decide di correre con Fratelli d'Italia per Chieti 2020. Gianluca Cornacchia, che del sociale, dell'ascolto, dell'impegno, della prossimità, come ci ha detto nelle sue parole di presentazione in conferenza stampa, ha fatto la sua scelta di vita, ma non solo, una scelta professionale, anche una scelta personale. Credo che la realtà che rappresenti, Gianluca Cornacchia trovi la sua giusta collocazione in un partito che ha sempre fatto dell'attenzione agli ultimi. E a chi l'attenzione vera, non demagogica, agli ultimi e a chi non ce la fa in questo momento, il suo credo, una delle sue caratteristiche, una delle caratteristiche della sua azione politica. E poi salutiamo, e lo faccio anche personalmente con molto piacere, visto che condividiamo anche un percorso scolastico oltre 30 anni fa, l'ingresso di l'adesione di Antonello D'Aloisio, che completa un percorso di crescita politica che lo ha visto, a dire il vero, sempre perfettamente collocato nel centrodestra, prima come militante simpatizzante di Alleanza Nazionale, poi come candidato sindaco di Noi con Salvini, recente, un anno e mezzo fa, 2 anni fa, candidato alle europee, esperienza che abbiamo condiviso insieme e che abbandona tra virgolette, un tentativo al quale noi porgiamo la mano in segno di invito civico per approdare in un partito che evidentemente Fratelli d'Italia gli dà ad Antonello e alla realtà di chi vuole impegnarsi per Chieti una motivazione di credibilità, un'aspettativa di progettualità che forse fuori da questo partito o fuori da questa coalizione è difficile da trovare. Questo mi dà anche l'ingresso di Antonello, mi dà anche l'occasione per invitare anche le forze che si rivedono e si riconducono e si ritrovano nei valori e nelle spinte nei credo politici del centrodestra a tornare a discutere all'interno della coalizione di centrodestra. Credo che un appello all'unità è quello che Fratelli d'Italia ha sempre fatto e continuerà a fare perché dovunque, da Bolzano a Palermo, abbiamo dimostrato dalla più grande delle città al più piccolo dei comuni che per noi c'è un valore importante che è il valore della unità della coalizione di centrodestra. E io vorrei ricordare a tutti che dovunque andiamo uniti, dovunque siamo andati uniti, abbiamo sempre vinto la sfida elettorale. Sembra un chiaro riferimento alle liste promosse da Mauro Febbo e da Paolo De Cesare. Io faccio difficoltà a immaginare Mauro Febbo, mio capogruppo in consiglio provinciale contro l'amministrazione di centrosinistra, contro i Renziani, contro D'Alessandro, mio mentore politico anche, dal quale ho imparato come si leggono le carte, come si fa amministrazione, come si fa battaglie, come si fa proposta. Faccio veramente difficoltà a immaginare l'assessore Febbo fuori dalla nostra coalizione. Io credo che ci siano i margini e ci possono essere i margini per ricucire qualcosa che evidentemente è meno politico di quello che sembra, che l'identità teatina è di tutti, che l'appartenenza a questa città è un valore comune, che l'amore per Chieti non viene, come dire, trasmesso attraverso una carta d'identità, ma attraverso una progettualità, una passione, la capacità di attrarre infine finanziamenti.